Cita Margaret Thatcher, il rettore Luciano D'Amico, nell'ultima conferenza stampa di fine anno, al termine del suo mandato, come magnifico dell'Università degli Studi di Teramo. Lascio un Ateneo migliore di quello che ho trovato. Lascio un'università che si è trasformata in una comunità orgogliosa e ben integrata con il territorio. Che università ci lascia? Un'università che è aperta al mondo e che è pronta a raccogliere le sfide che il mondo pone. È un'università che è in grado di recitare un ruolo di attore di primo piano nella ricerca, nella formazione, nel trasferimento tecnologico, direi nella contaminazione del territorio. È un'università che in questi cinque anni ha fatto proprio il principio ispiratore di tutto il mio mandato, che è riassumibile in questi termini: non avere paura. I risultati di crescita e il pieno accreditamento riconosciuti in questi giorni dal ministero all'Ateneo Teramano sono una realtà, come la firma odierna che dà il via al primo bando per le opere del masterplan che porteranno a Teramo 22 dei 100 milioni previsti per il raddoppio del polo scientifico, il recupero dell'ex manicomio e della Casa dello Studente. Firmerò il primo bando per 22 milioni di lavori, il raddoppio del, della piastra scientifica. Sono i primi 22 milioni dei 100 circa che arriveranno in città, grazie all'università, grazie alla Regione Abruzzo, che con il Masterplan ha individuato opere strategiche e che consentiranno di realizzare qui a Teramo davvero un centro straordinario di ricerca e formazione. Qualche sassolino dalla scarpa il Rettore D'Amico ha voluto comunque toglierselo quando ha parlato di una ferita ancora aperta. Quella decisione negativa del Consiglio Comunale di Teramo al progetto della cabinovia che avrebbe potuto collegare la sede di Colleparco al centro cittadino, un'infrastruttura strategica e gratuita per la collettività, un'occasione persa. Io credo che in questi cinque anni l'Ateneo abbia fatto quello che tecnicamente si può definire uno scatto di crescita e che sia oggi nelle condizioni di poter accedere. Davvero nuove sfide. A testimonianza di questo, i risultati: fra i tanti risultati, tutti gli indicatori sono in crescita: aumentano le iscrizioni, migliora, eh, migliora il tempo di conseguimento della laurea, migliora l'occupabilità, sono tutti in forte crescita. L'ultimo messaggio del magnifico rettore è stato per gli studenti: Non abbiate paura del cambiamento e non smettete mai di studiare. Lo studio migliora le relazioni umane, le uniche cose che danno senso alla nostra vita.